Paolo Bordoni, preparatore dei portieri, vecchia gloria del calcio, adesso preparatore dei portieri di questi giovani dell'Angolana Renato Curi. Un campo impraticabile, forse è meglio così che sia stata rinviata la partita. Ma sicuramente un campo zona difficile da giocare, dove si metteva a rischio anche l'incolumità fisica dei ragazzi, e penso che questa sia la cosa più importante. Ecco. Poi anche il direttore di gara ha subito visto che non si poteva giocare. Speriamo di recuperarla in tempi migliori. Ecco. Quindi la pioggia ha reso impossibile lo sviluppo di questa gara, ma forse è stato meglio così, proprio per la salvaguardia anche dei giocatori, anche se è un peccato poi ritornare fra 10 giorni qui al Colalì. Ma adesso vediamo quando ce la faranno recuperare, non penso fra 10 giorni, probabilmente c'è la sosta il 1° febbraio, magari ce la faranno recuperare lì, vediamo. Aspettiamo quello che decide la federazione e poi ritorneremo a farci questa partita. Ecco, Renato Curi che comunque ci teneva a giocare questa gara, proprio perché la prima sconfitta l'avete avuta proprio contro il Boiano, è l'unica vittoria, guarda caso, del Boiano in questo campionato. Ma certo, noi venivamo consapevoli delle nostre forze, stiamo facendo bene, facciamo la nostra partita anche qua, poi alla fine dei 90 minuti avremo visto quello che abbiamo che potevamo raccogliere. Però come dico, ci prepariamo bene per il recupero e quando lo recuperiamo verremo a giocarci le nostre carte qui. Ecco. Ecco, tra i programmi della società sicuramente c'è la salvezza in questa stagione e anche la valorizzazione dei giovani. Ma sicuramente si punta a salvarci anche attraverso il play-out, stiamo facendo bene, non abbiamo avuto molta fortuna a girone d'andata, però penso che i presupposti per fare un ottimo ritorno ci siano tutti. Alla fine tireremo le righe e vediamo quello che vogliamo, dove siamo arrivati. Squadra molto giovane, dove ci sono giovani interessanti, speriamo che un girone d'andata gli abbia permesso di migliorare ancora di più e mettano in pratica i frutti di questo lavoro in giro di ritorno. Ecco.